Parla con me. Ragazzi, quello che stiamo facendo adesso è svuotare la barca dall'acqua, perché è stata ferma molto e infiltrazioni sì ce n'è, quindi dovremmo risolvere il problema delle infiltrazioni, quindi adesso va svuotata completamente. Come vedete, abbiamo levato tutta la cucineria, l'abbiamo messa nella cuccia di prua, così da avere tutto vuoto qua. Qua adesso abbiamo notato che è piena d'acqua perché la barca è ferma da molto. Quindi adesso autoclave, pompa di sentina e svuotiamo la barca. Vi faccio vedere la procedura. Perché il pozzetto, come vedete, sotto il paiolato ci sono quei 10 cm d'acqua che sono veramente fastidiosi. La cosa incredibile è che siamo a gennaio, metà gennaio, e sto morendo di caldo. Ci sono 19 gradi fuori qua a Genova e soprattutto qua in barca ce ne saranno 30. Tanto meglio perché dormiamo qua. Vi faccio vedere il lavoro, venite con me. Sta prendendo una pompa con Manuel, lì c'è la batteria e così adesso Manuel arriva con la pompa di sentina. Viene? Ottimo. Tira? Sì, sì. Ma pesca legata. Quando devi scaricare. È questo il punto più profondo. Sì. Ok. Ma lì che devi tagliare la base? Sì, no, ma lì gliela metto fissa una pompa di sentina. Lì deve essere. O si è bruciato il motorino dell'autoclave o ha stirato troppa sporcizia, si è bloccato. Troppo bloccato. Perché non gira? Non tisi. C'è il motore bollente, questa si è bloccata di sicuro. Guarda, mi sono devaloppato. Quando sono caduto mi sono fatto un male. Sì, mamma mia, mi sono spaccato il braccio. Che cazzo di canoa è quella? Si allenano? Cos'è? Io ho capito, sono quelle. Sono quelle che sono legate lì. Stai prendendo la mano, Sì. A salire su questa transenna. Non è una roba proprio di quelle da furbi. Manuel è riuscito ovviamente a sbloccare la pompa di sentina, l'autoclave. Vedi la merda? Sciacquaggio. L'ha fatta bloccare, poi c'ha tutte queste lamelline che fanno pressione e saranno intasate. Ecco, vediamo se rimontandola è piena. Riusciamo a farla rifunzionare come si deve. Anche qui è piena di schifo. C'è ancora un bel po' di acqua dentro che va ovviamente tolta. Guarda dentro così. Viene? Tira! Sì, sì. Forse è il caso che metta in frigo la pasta. Ho preso il pesto, siamo a Genova, ho preso un pesto fresco qua, prodotto qua a Genova, e dei tagliolini che stasera ci facciamo al pesto genovese, ovviamente. Mettiamo in frigo. Da pulire, basta. Ci montiamo una canna, perché stasera siamo intenzionati a mangiare pesce. Palletterato. Quindi Manuel sta montando
una canna è parte di caccia selvaggia. Ce la faranno i nostri eroi a cibarsi di buon pesce stasera? Vediamo. Intanto qua l'estate è iniziata, ragazzi. Un po' in anticipo, ma l'estate è iniziata, quantomeno la primavera. Sarà questa tua pelle, oh, sul mare, ti luccichio delle stelle. Ma se ho preso la tua mano e ti porto via dal fuoco, forse perché ti voglio un po' tutta per me. Ma adesso balla per me, senti anche il mare respira di te. Una bella orata. Manuel ha preso l'oratina. È una bella orata, è una parola grossa. È roba di... Grata. Sì, no, per dire. Ebbene, stiamo valutando con Manuel anche questo acquisto. Non prendeteci per pazzi, noi lo facciamo per hobby, per passione, quindi è un lavoro, una barca piuttosto seria, direi. È davvero bella, mi piace molto, ma lavoro, tantissimo lavoro, tantissimo. C'ha 7 metri di cabina, ci sta in piedi come sulla mia, però al limite Manuel già qua non ci sta. Però è bella, ditemi voi. Ecco qua il bagnetto. Spazio infinito anche sul ponte. Già la mia testa va. Ve la faccio vedere da fuori perché è bellissima. Com'è bellissima questa giornata. È davvero grande. Insomma, lo spazio era calibrato decisamente in maniera diversa tanti anni fa, però primo tramonto qua nel nuovo posto barca di Genova e ce lo godiamo tutto e andiamo a fare la spesa perché se magna. Una bella coca, ho voglia di coca. Prendiamo un po' di accessori, ritorniamo in barca e dormiamo in barca perché non ci arrendiamo mai. Guarda che bomba. Però la più bella è quella di blu. Sì, la più bella, sì. Ma di quelle anche che vedo qui, anche delle più nuove, ma la linea, se fosse tenuta meglio. FF31. FF31 è diventata la mia barca preferita. Oh. Siamo riusciti a svuotare la barca. Cosa, sai cosa pesa quella d'acciaio? Quale? Quella d'acciaio. Peserà 10 tonnellate. No, ne pesa 14. Madonna. 14 tonnellate di barca. Mamma mia, 14 tonnellate d'acciaio sul lato. Ecco il tramonto genovese, ragazzi. Goduria allo stato estremo. Ah, quanto mi capite, vero? Voi mi capite.